Allora, da innamorati della neve ad altri innamorati, la notte degli innamorati a Napoli, una maratona letteraria che ha coinvolto librerie, caffè e istituzioni. Sentiamo Luigi Carbone. Ma un'accurata osservazione darà i suoi frutti. Parole, immagini, pensieri, invenzioni, per declinare in una maratona letteraria le sfumature dell'amore. Narrazioni che si inseguono, rimandi da una libreria all'altra nella Notte degli Innamorati di Napoli, organizzata dal Comune in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti. Dell'amore del libro e dei libri dell'amore, animato 16 tra librerie, biblioteche, caffè e istituzioni. Essere innamorati di questa città che ha tante perfidie e tante gentilezze, questa città che sappiamo bene, che accarezza e schiaffeggia praticamente in ogni momento, e che però non può essere mai indifferente. La mancanza di questa indifferenza è amore. Un'altra testata, una Al Vomero, la centinaia di libreria Io persone ci a sto, Napoli, reading di una brani dalle nuova opere di testata di Antonella Notte della Cilento, Maria Cilento, Annalisa Angelone, Enza Alfano, Silvio invece Perrella, la storia Angelo di questa Petrella. Qui ha dato vita anche la sconosciuta voce di Rosaria De Cicco. città. Una manifestazione che anima tutta la città, ma che trova qui in questa libreria del Vomero, nata per l'azionariato popolare, il suo cuore e la sua anima. Mostre, teatro, musica con la Fondazione Murolo e 13 itinerari con visite guidate, la Notte degli Innamorati, preludio al Festival del Bacio del prossimo 28 marzo, ha toccato 60 location storiche e d'arte. Bisogna reinnamorarsi e innamorarsi ogni giorno della città e del suo straordinario patrimonio artistico e culturale. Abbiamo avuto riscontro anche con una forte presenza di turisti.